Qui al secondo incontro. Questa sera si parlerà di Al Collo. Abbiamo sempre la nostra Gaia Varon che ci parlerà di musica e Anna Gastel che ci parlerà di moda, arte e quant'altro faccia stile di vita. Lascio subito a loro la parola e poi vi ricordo che i prossimi appuntamenti sono il 5 e il 12 di novembre, sempre di martedì alle 6:30. Di che cosa parliamo nei prossimi? A voi, parlate! Le donne hanno sempre avuto questa difficoltà a pensare alle gorgiere, perché veniva voglia di mettersele, però rinunciavano un po' alla loro femminilità. E quindi ci sono momenti in cui le mettono leggerissime al collo e momenti invece in cui prevale la scollatura, che però per essere pudiche è un po', come vedete, chiusa dalla camicia sottostante in una maniera in modo che non sia troppo scollata. Quello che stava alle spalle di tutti i dipinti, che possiamo immaginare come il suono dei dipinti che abbiamo visto sin qui, è sostanzialmente la grande polifonia. Beh, è facile pensarlo se si pensa al percorso di Monteverdi, no? Il madrigale, tante voci che si intrecciano insieme. Questa parola incomprensibile dentro il linguaggio polifonico diventa invece centrale. Lo diventa nel recitar cantando, lo diventa con la nascita dell'opera lirica e lo diventa però a quel punto anche dentro la musica squisitamente strumentale. Per cui comincia a emergere anche dentro il tessuto strumentale una voce che è più significativa delle altre, per cui io ho scelto un brano di Jordi Savall, cioè interpretato ovviamente da Jordi Savall, che ha preparato delle musiche per una mostra di pittura in Spagna. E l'ha fatto cercando delle musiche autentiche, naturalmente, musiche di quell'epoca, che lui usa però come materia su cui improvvisare, cercando di riprodurre quel tipo di espressività e quel tipo di voce che potevano essere cercate allora. Quindi una serie di improvvisazioni su temi di autori diversi. Questo gentiluomo, Carlo I, incomincia ad avere questa eleganza di snella figura alta. Vi faccio notare l'eleganza dei pantaloni rossi, che non sono più ampi come quelli rinascimentali, ma diventano stretti e lunghi. E al collo incominciano a girarsi quella che poi diventerà la cravatta. Dalla metà del Settecento fino a questo momento, fino al momento, diciamo, qui ancora non è impero, è stile consolare, no? Siamo ancora Napoleone console, quella molteplicità delle voci che era strutturale era lo stile del Rinascimento e che durante tutto il Barocco, il periodo del Barocco, certamente è meno rilevante, lasciano spazio a questa nudità. È un elemento che hanno in comune tanti stili. L'altro elemento è certamente questo del richiamo al passato e questo, devo dire, accomunava Marie Antoinette e Joséphine, legate alla Malmaison, che ha a tutt'oggi una biblioteca musicale molto ricca, perché entrambe sostennero dei musicisti, fra questi Boiel Dieu. E allora assaggiamo una sonata scritta per Joséphine che presumibilmente lei stessa aveva suonato con una delle arpe che finalmente aveva, perché poverina, come moglie di Beauharnais invece, si era trovata a perdere tutti i suoi strumenti. Ci salutiamo con di nuovo un brano che riassume anche solo nel titolo molte delle cose dette. Top Hats, cioè cappelli a cilindro, White Ties, cravatta bianca, and Tails. Grazie a tutti. Grazie.